Grazie, buongiorno, ringrazio il senatore Richetti, gli organizzatori. Io oggi proverò, non vediamo ancora la copertina, forse possiamo lanciarla, a dare un punto di vista diverso rispetto a quello che è successo nell'ultimo biennio, ma in realtà è un continuum, quindi quello che succede adesso è il risultato di quello che noi stiamo facendo, quindi quello che succederà l'anno prossimo lo decidiamo oggi. Il punto di vista che vi invito a considerare sempre è quello della prospettiva, ma non la vostra. Cercate di mettervi nelle scarpe degli italiani, tutti, e di capire, cercare di interpretare la testa, la pancia e il cuore degli italiani. Mi trovo molto in disaccordo quando si dice interpretano di più la pancia, sono più bravi a ragionare, nell'immediatezza con il feeling del paese. No, un partito, un'azienda, un candidato, un amministratore delegato deve tenere conto di tutto quello che succede nella società italiana e poi prendere delle decisioni equilibrate. Parto con Banksy perché rappresenta molto bene, ci dà sempre degli stimoli, è un graffitaro di cui non si conosce l'identità, per cui potrebbe essere chiunque di noi. No? Ognuno può fare il suo graffito sul muro, anche in cucina, perché Follow Your Dreams Cancelled è esattamente quello che è successo negli ultimi 2 anni. Ho anche una spilla che riassume molto bene il senso del mio intervento. Questa è una spilla comperata nel deserto dell'Arizona, dove è nata la New Age. La New Age è un movimento, diciamo, alla ricerca del benessere, eccetera, eccetera. Personale, di affinità con la natura, eccetera, ed è sostanzialmente un orologio scomposto, attaccato su una base. Questo è il tempo che viviamo. Noi viviamo in un tempo rotto, cioè ognuno di noi percepisce il tempo in maniera diversa, per cui anche in campagna elettorale il tempo spesso della politica non coincide con quello dei cittadini. Al governo è pure peggio. In questo momento sono già partiti nella testa degli italiani i 100 giorni, cioè mentre c'è tutto il rito delle consultazioni, gli italiani pensano di avere votato un mese fa e quindi si aspetterebbero di avere un governo pronto e via, no? Che dia delle risposte in un tempo anche lì limitato. Il medio-lungo periodo, anche da un punto di vista aziendale, è ormai dettato dalle trimestrali, dai bilanci, e quindi ogni amministratore delegato non ha tempo per fare delle pianificazioni di lunghissimo, ma viceversa alla politica, mentre si chiede, quindi è una politica strabica, è un punto di vista strabico quello che deve avere la politica, sul breve deve avere delle risposte efficaci, ti ho votato, mi devi dire se c'è o no il reddito di cittadinanza adesso, così come la flat tax, ora me lo devi dire. Ci si aspetta però viceversa dalla politica il progetto, cioè la prospettiva di vita che tu mi proponi. Io sono una giovane donna, ne abbiamo tante, vorrei mettere su famiglia, come faccio a fare 3-4 figli, come succede tranquillamente in Francia o in altri paesi. Cioè, o sono un giovane laureando, come faccio a considerare l'Italia un paese competitivo per me? Questi sono argomenti che noi trattiamo quotidianamente con le aziende. Gli amministratori delegati delle grandi aziende, io mi occupo di questo, sono molto attenti a questi argomenti, perché così come per esempio Banca Intesa ha lanciato i pasti sospesi, che non è esattamente il core business di Banca Intesa, però ha lanciato un piano di finanziamento molto importante sui pasti sospesi, perché la situazione che vedremo adesso, io non farò riferimenti a numeri, non guardateli, ci sono ma non li guardate, non è oggi la giornata. Vi fa capire che anche le grandi istituzioni stanno sostituendo la politica, e vi fa anche capire che gli italiani, per una serie di indicatori che noi registriamo ormai da tempo, il calo dell'affluenza, il distacco dalla politica, il fatto che non vedano più certi tipi di programmi e si allontanino dal dibattito, eccetera, eccetera, hanno imparato a vivere senza la politica, no? Non è più un partner. Brevemente vedremo quindi una carrellata di mappe
appunto vi invito a non guardare tanto i numeri, ma i colori. Un codice colore continuo sull'Italia che ci consente di dire una cosa abbastanza, forse una provocazione, cioè già dal 2016 si capiva come sarebbero andate le elezioni nel 2018. I preelettorali non sono altro che una certificazione di qualche cosa che già in nuce stiamo vedendo, e lo vediamo tutti i giorni con masse di dati anche disponibili. Chiunque di voi può tranquillamente visitare il sito dell'Istat, ora farò lo spot all'Istat, perché sono dati disponibili, quindi mi aspetto che la politica li legga. Quindi dal referendum alle elezioni, una continuità totale in tutti gli indicatori. Il 2018 è il nuovo 1992? Questo dipende sempre da noi, siamo qua adesso a stabilirlo. La relazione tra il voto e il disagio economico e sociale, tra voto e disoccupazione e la fiducia nelle istituzioni, che è molto bassa. Allora, questo è il referendum, partiamo dalle ferite. Il referendum ci dice che una area non tanto grande degli italiani, cioè diciamo, allora percentualmente è importante, territorialmente è ristretta, concentrata nelle regioni del centro, del nord-est e del Trentino Alto Adige, ha sostenuto il progetto di riforma. Ora, questo è un dato che forse non è stato analizzato bene, cioè larghe fasce di disagio sociale che potevano avere dei grandissimi vantaggi dalla riforma costituzionale hanno votato contro. Non entrando nemmeno nel merito della riforma costituzionale, hanno votato contro. Questo è un dato che ritroviamo, ricordatevi questa cartina, la ritroviamo, è esattamente l'esito del 2018. Questo è l'uninominale Camera e Senato. Se voi guardate il colore della distribuzione del centro-sinistra è tale quale, forse anche un pochino meno. Quindi vuol dire che nel corso del biennio, o un anno e mezzo diciamo, perché poi era la fine del 2016, ma i segnali dell'esito costituzionale si vedevano già tranquillamente da agosto, io ne ho scritto in un articolo a ottobre, che sarebbe finita così, quindi non si può, quindi era chiaro. I segnali erano che comunque nel corso dell'anno, anno e mezzo, non c'è stato il tempo di invertire la rotta, o comunque le iniziative intraprese non sono state sufficienti a convincere chi ha votato contro al referendum. Quindi questa Italia, ricordatevi sempre le densità di colore, è un'Italia abbastanza sorprendente, nel senso che siamo nel 2018 e la distribuzione dei voti dei 5 Stelle è identica alla distribuzione della DC nel 92. Se voi fate un piccolo, e questo è l'unico numero sforzo matematico che vi chiedo, il 29 sull'87 in termini di teste equivale al 32 sul 73, cioè stesso numero di persone. È impressionante, abbiamo fatto un giro in 26 anni e siamo tornati là. Quindi il mio ragionamento, se fossi un partito, se fossi un'azienda, se fossi un candidato, è: non è l'Italia che si muove, perché l'Italia è baricentro, centrodestra, ma sono i partiti, sono le aziende, sono i prodotti, sono i brand. Quindi occorre, quando ci si posiziona in Italia, capire chi c'è dentro. Non si può fare una campagna elettorale avulsa, è una cosa che non funziona. Quindi però che cosa succede? Questa è una slide che si legge in due modi, completamente e diametralmente opposti, che spiega perché in Italia non ci capiamo tra elettorati. Se io fossi un elettore grillino, sarei, adesso oggi è in corso a Ivrea, no? Quell'altro appuntamento dove i grillini, o comunque i simpatizzanti, o comunque persone che provano a spiegare, cercano di capire come sarà il futuro. Allora, se io leggo questa slide e sono un elettore grillino, mi compiaccio. Cavoli, ho preso il posto di Giulio Andreotti, sono forte, quindi sono gasato, quindi devo andare al governo. Se invece fossi l'elettore di un altro, qualsiasi altro partito, sono molto preoccupato, perché di tutta questa roba qua io leggo 1992. 92, 93, 94, 95, noi sappiamo cosa è successo,
Mani Pulite, le stragi di mafia, poi Forza Italia, che però è durata poco, una serie di governi tecnici e l'avvio delle finanziarie più forti nella nostra storia in vista dell'ingresso dell'euro, nonché il piano di privatizzazioni di Draghi e di tutto il team di Ciampi. Quindi il 2019, il 2020 e il 2021 come saranno? Saranno come il 93-94, ma dipende da voi. Siete qua ora a strutturare il vostro futuro, dipende dagli amministratori delegati delle grandi aziende, dipende dalla classe dirigente. Perché c'è una situazione di questo tipo? Perché il PIL scarseggia. Qui siamo in una situazione dove i soldi non girano, girano poco. Cioè ci sono delle zone, per esempio al nord, prevalentemente a trazione nord-est, dove le cose girano, vanno bene, ci sono i distretti, che funzionano, riescono a reggere alla crisi internazionale, sono riusciti a ristrutturarsi e a esportare, e ci sono invece delle zone che coincidono con l'area terremotata e tutto il sud, che hanno serissimi problemi di reddito, di creazione di ricchezza. Questo naturalmente poi si lega al discorso della disoccupazione. Come vedete, l'intensità colore della cartina, cambiano i colori ma l'intensità è la stessa. Cioè, da praticamente le Marche in giù, in una linea trasversale obliqua, l'Italia è divisa veramente in due ed è pericolosissimo perché l'allungamento della società, cioè il fatto che gli ultimi stiano rimanendo sempre più indietro, comporta poi delle dinamiche non facilmente prevedibili, tra cui anche volendo il terrorismo. Cioè è chiaro che se io non do risposte, allora una volta voto un partito di protesta, un'altra volta voto un'altra cosa, la terza volta no, o non vado o comunque mi organizzo in modo diverso. Quindi questa è un'area assolutamente da presidiare. Quando noi abbiamo il 10,9 di disoccupazione rispetto all'8,5 della media UE, non è tanta la differenza, si può tranquillamente recuperare. Ma quando noi abbiamo il 32,8 sui giovani, gli under 25, è tantissimo, cioè significa che nella media nazionale abbiamo poi delle regioni, delle aree dove il 60, 70 e 80% dei ragazzi non lavora, non trova. Allora cosa succede? Dei fenomeni di migrazione che hanno degli impatti anche abbastanza devastanti sui consumi. Intanto questi non entrano nel ciclo dell'adultità, quindi non hanno tutti i consumi dell'adultità, quindi i mutui, quindi la casa, quindi la macchina, quindi tutto il resto. E poi fenomeni di migrazione che seguono i fenomeni mondiali, cioè dal sud vanno a Milano e quelli di Milano però vanno all'estero. Ci ritroviamo sempre in una situazione dove i giovani se ne vanno, non va bene, va assolutamente invertita. Questo, poi vi farei vedere l'ultima slide e concludo, è un sondaggio, questo è l'unico sondaggio, tutti gli altri erano dati al Ministero dell'Interno, Istat o Eurostat, quindi dati ufficiali. Questo è l'unico sondaggio fatto a dicembre del 2017, sulla fiducia nelle istituzioni. Come vedete, le prime tre voci riguardano la sicurezza. Come è già stato detto, qui non è solo una questione di ordine pubblico, è una questione di sicurezza in senso lato. L'immigrazione si innesta in una progressiva minaccia alla stabilità e benessere degli italiani. Non perché l'immigrato in sé sia una persona da non accogliere, perché gli italiani sono un popolo buono, tendenzialmente di cultura cattolica, magari poi anche molto secolarizzato, però comunque sono rimasti molto accoglienti, siamo rimasti molto accoglienti e fondamentalmente buoni. Il problema è la gestione del flusso e il proprio limite di libertà che viene intaccato dal flusso di troppa gente dall'estero, per il lavoro, per lo spazio sociale che si riduce sempre di più. Quindi, come vedete, il Parlamento purtroppo è il più basso e quindi speriamo in questo nuovo Parlamento che ha tantissimi nuovi parlamentari, credo il più giovane in assoluto degli ultimi anni, che sia in grado di ristabilire un contatto, perché questa è una situazione comunque internazionale, anche negli Stati Uniti Gallup dagli stessi dati. Speriamo che sia veramente in grado il futuro governo, le istituzioni, tutti voi comunque, di ristabilire una relazione con gli italiani che in questo momento è veramente critica e incrinata. Quindi vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.